Benvenuti a Punti e Dintorni, la nostra agenda degli appuntamenti che parte oggi da Uniti da un anello, un bel progetto dell'Associazione Amici della Biblioteca di Trabacossico Mario. Sono incontri sul web dedicati alla storia della navigazione e alla cultura fluviale a cura del Club Avogatori Pavesi, partner di questo progetto. Il primo appuntamento è in programma sabato 20 febbraio alle 17:30 con il presidente dei Vogatori, Alessandro Bacciocchi. Per la partecipazione bisogna andare su Zoom, però prima bisogna scrivere a info.vogatoripavesi@gmail.com. Spesi scuola tra stelle e pianeti, un altro progetto alle 20 di questa sera, nato per divulgare l'astronomia, partendo fin dall'età dei bambini, delle elementari, e ideatore è Andrea Cuozzo, presidente dell'Associazione Astronomica Pavese. Questa sera si assisterà all'arrivo su Marte del rover Perseverance, quindi un doppio appuntamento. Per assistere alla presentazione bisogna andare sul sito spaceschool.it. Longobardi inoltre Po, oggi un evento, il prossimo martedì 23 febbraio, anche qui si tratta ovviamente di incontri virtuali condotti dall'archeologa Valentina Dezza, direttrice del MAC per la ONLUS Oltreconfine e sulla piattaforma Google Meet. La presenza dei Longobardi inoltre Po è al centro di queste visite, una cultura e una civiltà che ha lasciato il segno. Al Museo di Casteggio in Certosa Cantù c'è la vetrina dei tesori restaurati nel 2009. Per prenotazioni dovete scrivere a visiteguidate@vieniapavia.it o telefonare al 375 5709 240. Soroptimist International, nell'anno del centenario, dedica una particolare campagna di sensibilizzazione verso il mondo delle api. E dopo l'incontro con Enrico Baldazzi e Francesco Sartori, c'è in programma il 25 febbraio quello con Rino Rocchelli e Vincenzo Zaccaria, l'11 marzo con Paola Rossi, la presidente del Club Pavese Luisa Erba, il 25 con Cesare Repossi. Informazioni sul sito soroptimist.it/club/pavia oppure 02 54 62 611. Riaprono in zona gialla anche i musei e in modo particolare i musei più ricercati sono quelli di Milano, Pinacoteca, Cenacolo e Duomo. Allora si ricorda che le visite sono in programma solo durante la settimana e non nel weekend e solo su prenotazione. Per la Pinacoteca andare su brerabooking.org, per il Cenacolo su cenacolovinciano.org, per il Duomo su duomomilano.it. C'è poi un bel evento di teatro giovani online, un sistema bibliotecario tortonese che con la compagnia teatrale Coltelleria Einstein ha realizzato questa rassegna teatrale online dedicata al mondo della scuola, però questi spettacoli non si terranno in streaming, ma saranno visibili tramite un link dietro richiesta delle scuole. E allora cosa fare? Bisogna chiamare Coltelleria Einstein al 340 33 39 195 o al 348 87 20 266. A proposito di teatri, chiudiamo con questa campagna di sensibilizzazione di UNIT che chiede a tutti i teatri, gli artisti e a tutte le maestranze di organizzare in tutta Italia, nel rispetto delle misure di sicurezza, un presidio dei teatri nella serata di lunedì 22 febbraio dalle 19:30 alle 21:30. Anche le luci del Teatro Fraschini di Pavia resteranno accese. Per i passanti sarà possibile lasciare una traccia di un pensiero e alcuni attori invitano anche i passanti a fotografarsi davanti ai teatri. Basta taggarsi utilizzando l'hashtag Facciamo Luce. Se anche voi avete altre segnalazioni corredate da foto, locandine o video, fatelo via mail a info@via1tv.it, fatelo via WhatsApp al 389 25 66 296. Grazie per averci seguito, Appunti Dintorni torna domani, sempre su Pavia 1 TV.